al Media Center di Cavallo Magazine un appuntamento imperdibile ormai da diversi anni è quello con un atleta veramente speciale per noi e sempre nel nostro cuore. Stiamo parlando di Sara Morganti. Ciao Sara, benvenuta. Ciao a tutti, grazie dell'invito, per me è sempre un piacere. E quest'anno siamo riusciti a convincere anche Stefano, che è marito di Sara e proprietario dei cavalli, a essere qui con noi. Ciao Stefano. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sara, una grande stagione come sempre, ma ormai i risultati non si contano, quindi parliamo del futuro. Cosa ci aspetta per quest'anno? Beh, quest'anno sarà un anno molto impegnativo perché ci avviciniamo al grande appuntamento, ovvero le Paralimpiadi di Parigi 2024. Lo scorso anno la squadra italiana di paradressage si è qualificata per partecipare alle Paralimpiadi, quindi la qualifica c'è della squadra. E quest'anno faremo dei concorsi internazionali di avvicinamento per testare i vari binomi, lo stato di forma dei cavalli, i risultati, perché poi la squadra verrà scelta a luglio e luglio-agosto, insomma non so esattamente la deadline della scelta, però faremo un po' di concorsi, sia all'estero che in Italia, tutti internazionali, e nel mio caso specifico li farò sia con Royal Delight che con Maribel, perché poi vedremo a seconda appunto dei risultati delle due cavalle e delle scelte tecniche anche dei miei istruttori Alessandro e Laura, decideremo quale sarà delle due a partecipare a Parigi 2024. Un anno da sogno per me questo. Senti, aggiungiamo un'altra chicca a questo sogno, il Badge of Honor. La FEI quest'anno mi ha conferito il Badge of Honor d'oro. Avevo già il Badge of Honor d'argento per i risultati precedenti, cioè servivano 3 medaglie d'oro, quindi dopo Tryon ho avuto il Badge of Honor d'argento. Arrivata a 5 medaglie d'oro tra mondiali ed europei, mi è stato conferito il Badge of Honor d'oro, che mi permette di, a parte la massima onorificenza della FEI, quindi mi permette di poter partecipare agli eventi FEI come guest of honor, quindi per me è un onore pazzesco. Stefano, ma tutte queste medaglie a casa come ci stanno? Ci stanno bene. C'è tutto un settore con tutte queste medaglie e ogni volta che si guardano si ricordano tutti i bei momenti che abbiamo vissuto in questi anni. Senti, che soddisfazione c'è quando Sara esce dal campo e si sa che c'è un'altra medaglia in arrivo? Allora, quando entra in campo è da infarto, perché vivere la medaglia a bordo campo, cioè vivere la gara a bordo campo, è veramente da infarto. Specialmente quest'anno l'Europeo è stata una soddisfazione dopo un momento difficile iniziale, riuscire a avere la soddisfazione di vincere l'oro era incredibile. Senti, quest'anno ti sei appoggiata in maniera sostanziale, la medaglia è arrivata con Maribel, è la prima conferma grande che ti sta dando. È un pochino meno difficile lasciare a casa Royal o no? Allora, era stata fatta una scelta proprio tecnica con i miei istruttori di portare Maribel, la cavalla più giovane, perché stava andando molto bene negli internazionali, però
il contesto di un campionato è differente, no? Sia per quanto riguarda quelli che sono gli stimoli esterni, sia per quanto riguarda la giuria, che di solito è una giuria insomma più di spessore. E, per me psicologicamente lasciare a casa Royal è stato veramente tanto difficile. Peraltro il primo giorno Maribel si è intimorita tantissimo proprio di qualcosa nell'ambiente che non abbiamo determinato precisamente, forse il suo riflesso nel gabbiotto dei giudici, e ha iniziato a indietreggiare tantissimo tutto il campo praticamente. Per un attimo ho pensato di alzare la mano e di uscire, però per fortuna ho pensato di cercare di portare a termine la gara, perché il mio scopo di portare lei era proprio quello di fargli sperimentare una prova di campionato prima di un'eventuale Paralimpiade. E ovviamente sono felicissima per aver portato a termine quella ripresa, che già per me era una soddisfazione, perché riuscire a convincere una cavalla tanto intimorita a fidarsi di me e a finire la ripresa, insomma, è stata già una vittoria. Poi il giorno dopo è arrivata prima nel team test e abbiamo potuto accedere al freestyle, che mi ha regalato questa medaglia d'oro. Quindi insomma, un'altra domanda per Stefano: cosa mettiamo nella valigia per Parigi? La valigia per Parigi, c'è ancora un po' da lavorare. Prima di Parigi abbiamo qualche internazionale, quindi avremo un bel po' da lavorare con tutte e due. Niente, non riusciamo a farli sbilanciare. Un tuo messaggio, tu sai di essere di riferimento, un tuo messaggio di saluto a tutti i ragazzi che ti ammirano e che ti seguono sempre. Beh, io forse come messaggio darei quello di fare progetti, di sognare e di provare perlomeno a raggiungere i propri obiettivi. E sicuramente ci sono dei momenti di difficoltà, di delusione, di sconfitta, ma dobbiamo trovare la forza di rialzarci e la motivazione per andare avanti. Tutto questo è possibile se uno veramente ama questo sport, se ama i cavalli, se c'è la passione, perché i sacrifici per ottenere risultati sono veramente tanti. Ma grazie alla passione, all'amore per i cavalli, la fatica si sente molto 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 meno. Quindi sognare, io sono una sognatrice, sognavo da piccola di andare alle Olimpiadi, poi la vita mi ha fatto pensare di non poter più fare sport quando mi sono ammalata, e nella realtà ho scoperto che era possibile realizzare il mio sogno, ce l'ho messa tutta e ce l'ho fatta. Bene, quindi anche noi continueremo a sognare con te. Grazie Sara, grazie Stefano.